suonare con orchestra per me è fantastico. Cioè, ho la fortuna di rifare un pezzo che mi è stato sempre nelle orecchie da quando ero bimbo, che è Trinity, pezzo di, lo chiamavano Trinità, famoso fischio. E insomma, anche quando l'ha visto mio padre non si è mai stupito così tanto di quello che facevo io, poi mi ha sempre preso per un pazzo, insomma, cioè, la mia cameretta, oh, ma che fai? Ma che è sta roba, no? Ma che cazzo fai? Scusa il termine, magari lo bippiamo. Ha sentito insomma il pezzo del film e DJ Taiwan. strippato. Comunque Franco Michalizzi, il maestro, comunque ti mette un po' di timore, ma non per, che sai comunque che ha a che fare cioè, con un maestro proprio serio. Voglio dire, io sono un DJ, cioè mi sento una goccia nell'oceano, insomma, rispetto a loro. Dal punto di vista dello studio, cioè non sono una persona che è stata al conservatorio, faccio tutto a orecchio. Insomma, quindi per adesso forse è un po' affrettato dire sono un musicista. Il giradischio è molto versatile, cioè si riesce a suonare così, però da qui a dire di scrivere un vero e proprio spartito, insomma, non credo. Però vabbè, tutti quanti, musicisti, anche io ho suonato con. Cioè, ho diversi gruppi che ho a che fare con diversi musicisti, cioè Bungalow Zen, Rajas, Full Stones, diverse cose. E loro, cioè parlando con loro mi reputano assolutamente un musicista. Cioè, cambia l'approccio secondo me, cioè bisogna seguire un attimo di più, se suoni con dei musicisti e sei appunto in jam band, cioè proprio stai facendo una jam e stai improvvisando, ovviamente lì non è la tecnica, cioè è una cosa che ce l'hai, cioè secondo me credo un attimo di feeling, cioè, per suonare. Cioè, con un giradischi diciamo che puoi mettere degli accordi di piano, non puoi fare delle melodie ben precise come un pianista, no? Però un pianista non può fare quello che potresti fare tu col piatto.